Il turismo in Italia quest'anno è come il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, dipende da come la si vede. Infatti si prevedono poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri, con una crescita del 43% e di stranieri del 35% rispetto al 2021. Tuttavia, e questo è il mezzo vuoto, si tratta di una tendenza ancora lontana dallo scenario pre-pandemia. Secondo la stima dell'indagine di Demoscopica, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo, i pernottamenti dovrebbero segnare un meno 21,4% e gli arrivi un meno 29,6%, una crisi che deve fare i conti anche con la guerra. Del 31% di connazionali che ha deciso di non andare in vacanza, il 10% lo fa per timore del conflitto in Ucraina e l'8% per il persistere del Covid. Pesano poi sulle scelte degli italiani le condizioni economiche. Il 13% non ha programmato una vacanza con la famiglia, dichiarando di non avere i mezzi. Tra i 30 milioni di italiani che invece hanno deciso di farla, bicchiere mezzo pieno, 9 su 10 le trascorreranno nel nostro paese. Come scelta prevale il mare, ma tornano anche le città d'arte. Inoltre, quasi un italiano su 4 opta per le vacanze natura, in montagna, campagna e agriturismo.